Amici di Horeca News, bentornati. Oggi siamo a Marcianise, in provincia di Caserta, e ci troviamo nello stabilimento Boiello di proprietà della Barilla per celebrare il 50° anniversario della realizzazione di questo stabilimento. Siamo con Luca Barilla, il vicepresidente dell'azienda, che intanto salutiamo. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno. Questo cinquantennario è certamente un momento per ricordare i primi passi dello stabilimento con papà Pietro, ma anche per salutare tutti quelli che sono stati gli elementi che si sono avvicendati in questi anni, i dipendenti, le risorse umane. L'ha detto lei, è un momento straordinario per noi, perché con questa giornata noi celebriamo 50 anni di lavoro meraviglioso fatto con delle persone straordinarie che in questi 50 anni, spesso non facili, non ci hanno mai abbandonato. Ci sono sempre dei momenti difficili nella crescita delle aziende. Voi negli ultimi 50 anni siete cresciuti in modo verticale, anche ammettendo qualche piccolo errore, uno su tutti. Ma uno su tutti, direi, non c'entra con il mondo della pasta. Circa 20 anni fa, quasi 20 anni fa, abbiamo fatto un'acquisizione a livello di gruppo in Germania, acquistando una grossa impresa di pane tedesca che ci ha messo un po' in difficoltà per qualche anno, però la Barilla è forte, è ben strutturata e siamo riusciti a venire fuori da quella situazione abbastanza bene. Investite continuamente sulle strutture, grazie anche e soprattutto alla crescita aziendale. Il marchio Boiello per voi rappresenta uno zoccolo duro. Non c'è dubbio, il marchio Boiello per noi è un riferimento per quanto riguarda la pasta di altissima qualità. È un Boiello, è un marchio che noi abbiamo sempre seguito con grande attenzione, abbiamo fatto nel corso di tanti anni investimenti importanti e ci siamo concentrati ancora di più su questa marca che ci porta molto prestigio da una decina d'anni qua, selezionando delle materie prime esclusive per Boiello che pongono la pasta Boiello, secondo noi, a dei livelli, ai massimi livelli italiani. Beh, pensiamo che da questo stabilimento per il 2018 sono previste 99.300 tonnellate in uscita. Allora, si dice 99.000, ma si spera forse di superare il muro delle 100.000 tonnellate. E non è detto, aspettiamo questi ultimi mesi di lavoro, noi confidiamo di fare le cose bene, di offrire alla gente un prodotto all'altezza delle migliori aspettative e quindi di superare questo grande traguardo. Antonino Cannavacciolo è il vostro testimonial Boiello per il reparto professional, in cui vi state affacciando e state facendo un percorso certamente in ascesa. Quanto del vostro fatturato è rappresentato dal segmento professional? No, il segmento professional riguarda ancora un piccolissimo pezzettino del nostro fatturato, sono cifre trascurabili, però ci rendiamo conto che il mondo dei consumi sta evolvendo tanto e evolverà forse ancora più velocemente in futuro rispetto al passato, quindi abbiamo cominciato a lavorare con una certa attenzione al mondo dell'oreca, dei professional, investendo denaro e anche affiancandoci a un personaggio straordinario come Antonino Cannavacciolo. E pensiamo di avere un buon futuro davanti anche in questo mercato, perché le cose che facciamo, che stiamo facendo, sono anche qui di altissimo livello qualitativo. Questo stabilimento è destinato a crescere ancora? Lo stabilimento è destinato sicuramente a investimenti continui che abbiamo anche oggi dichiarato, confermato. Poi tutto dipenderà, per quanto riguarda l'espansione, dall'andamento dei mercati in Italia, che non sono molto favorevoli. Noi riusciamo a lavorare abbastanza bene perché siamo ben organizzati, riteniamo di fare dei buoni prodotti, ma il mercato italiano non è premiante. Molto spesso utilizziamo i nostri asset produttivi per fare pasta, prodotti di altissima qualità da portare all'estero, quindi per l'occupazione italiana non ci sono problemi.
ci dispiace non riuscire a fare qualche cosa di più per questo mercato italiano che meriterebbe di più. 100% grano italiano. Nel caso di Voiello, 100% grano italiano, selezionato da noi, è una varietà che abbiamo noi in esclusiva, Aureo, che ci consente di fare una pasta veramente di altissimo livello. E infine, Luca, in pertinenza proprio all'argomento Horeca, l'ultimo investimento in ordine di tempo è quello dell'acquisizione delle pastiglie Leone. Allora, le pastiglie Leone è un investimento che ho fatto io personalmente con mia moglie e i miei figli. Non, la Barilla non è assolutamente coinvolta e neanche i miei fratelli. È un sogno imprenditoriale, un piccolo sogno imprenditoriale che io cullavo da tempo e pochi mesi fa sono riuscito a realizzarlo e devo dire che dalle prime settimane di mani in pasta con questa azienda Leone torinese posso dire che è un'esperienza estremamente entusiasmante e che mi sta appassionando molto, però io non toglierò un solo minuto del mio tempo a quello che ha occupato il mio cuore per tutta la vita e lo occuperà sempre, la Barilla.